E rieccoci qui con Poképark Quill, la grande avventura di Pikachu. Sono tornato finalmente a caricare un video al giorno. Guarda caso, oggi che sto male, benissimo. Ehi, non ti ho mai visto qui in giro. Daskal ti ha mostrato la casa? Già, non puoi andare nel salone se non superi il mio super gioco. Come? Frammenti di prisma? Sì, ne ho uno in effetti. Se superi il mio super gioco, te lo do. Allora, vuoi provare la fracassa corsa? Ok, ma in cambio di 30 bacche. Allora vieni qui. Fracassa corsa di Dusk Noir. Procedi fracassando gli ostacoli. Raggiungi il traguardo in tempi record. Obiettivo 14 secondi. Squadra di telecomando Wii per iniziare a correre, più lo squadri più è veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, lo stesso meccanismo che c'era anche nella corsa ostacoli, se non sbaglio, che c'era nel... non mi ricordo. Espeon, Umbreon e Gastly sono i Pokémon favoriti e io non ne ho neanche uno, quindi userò Pikachu. Sì. Anche se magari Kranidos sarebbe stata la scelta più azzeccata, dato che gli ostacoli lo rallenterebbero di meno, ma fa niente, dai. E vai! Oddio, quanto è veloce Krabby! No, ha superato. No, oddio! Krabby è velocissimo! No, ma siamo arrivati insieme però, non è giusto! Vabbè, siamo arrivati secondi, ma abbiamo fatto comunque il record, quindi super gioco completato! E otteniamo anche 200 bacche di bonus! Complimenti, un ottimo fracasso, come promesso, ecco il frammento. E un altro frammento di prisma! Hai superato il mio super gioco. Ora puoi andare nel salone. Scoprirai il segreto di questa dimora misteriosa là dentro. E ora siamo amici di Dusk Noir. Non vogliamo salvare il gioco. Perché è una cosa brutta e cattiva salvare il gioco. Ebbene, continuiamo l'esplorazione. Lì c'è qualcuno che mi vuole parlare. Chi sei? Daskal? Sì, è Daskal. Allora, entri. Oddio, mi sa tanto di trappola, però mi fiderò lo stesso. Comunque quest'area mi piace sempre di più. La adoro, la amo. Non... Quest'area è fantastica. Siamo arrivati qui nella sala con il pavimento a scacchi. Oddio! Ah, una visita! Io qui sto giocando insieme ai miei amici. Oddio, tutti con quei sorrisi strani. Eh? Se i Pokémon Spettro mi fanno paura? Ma certo che no! E non so neanche perché la gente li tema. Ma guarda, io non... Boh, me lo chiedo anch'io. Basta parlarci un attimo, vogliono solo fare amicizia. Ah, senti. Mi sa che Miss Drivas non se la passa tanto bene. Sono sicuro che tu potresti fare qualcosa per lei. Ma se è vicino a te sta sorridendo. Vabbè. Allora. Cosa dobbiamo fare adesso? Non me lo ricordo. Ah, ok. Miss Drivas mi vuole parlare. Andiamo a vedere cosa vuole. Aia, scusa Miss Drivas, ogni tanto mi scappa il 2. In questa stanza facciamo le feste tutte insieme. Ma ultimamente il piano si è rotto ed è tutto un po' più triste. Forse è per questo che Miss Magius si rintana nello studio. Per riparare il piano c'è bisogno di una corda. Il filo di Spinarak è molto robusto e potrebbe fare al caso nostro. Va nella sala della Gemma Verde e fattelo dare. Gastly ti aprirà la porta. Molto bene. Allora, il filo di Spinarak, detta anche ragnatela. Oh, ciao Hunter. Scusa, non l'ho fatto apposta. Allora, Gastly, 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 tu non sei quello che sto cercando.
Dusk Noir. Allora. Dove sei, Gasly? Forse di qui. No, forse dall'altro lato. Eccolo! Di qua, questa stanza. Ah, ecco spiegata la cosa delle gemme. Ci sono delle gemme sulle porte. Io non l'avevo mica notate la scorsa volta. E tra l'altro non me lo ricordavo nemmeno. Questa sarà almeno la terza volta che finisco Poké Park, eppure. Le porte della gemma verde si sono aperte! Allora, adesso andiamo dentro. Ulice Abra, dopo ci devo fare amicizia, perché Abra sarà molto utile più avanti. E poi vedremo anche il perché. E ciao Spinarak! Ti serve un filo resistente per riparare il piano? Lascia fare a me, aspetta un attimo. Ecco qua, tutto tuo. Farà un suono bellissimo. E oddio! Ricevi il filo resistente. Ammazza che filo, cos'hai. Ti sei impegnato per farlo, eh? Cioè, sembra tipo una graffetta ripiegata. Ma va bene. Se questa è una ragnatela nel mondo dei Pokémon, non oso immaginare cosa sia veramente un filo resistente nel mondo dei Pokémon. Penso che ti diano direttamente un camion in faccia. Adesso praticamente dobbiamo farci tutta la strada con il filo in mano. E vai! Ci mancava proprio dai tempi del cratere. Dai tempi della miniera. Cioè, oddio, perché? E andiamo piano piano. E io quando faccio queste cose non so mai che cosa dirvi nel frattempo. Potrei chiedervi se vi piace la tenuta come piace a me, ma l'ho già chiesto nella scorsa parte, quindi non lo chiederò di nuovo. Ovviamente chi non mi ha risposto può rispondermi tranquillamente. Lì c'è un Luxray. Wow, non l'avevo visto prima. Oddio, cos'è successo? Cos'è stato quel rumore in sottofondo? Oddio. Quanto ci vuole ancora? Oh, siamo arrivati finalmente. Ecco. Bravo Dani, bravo Dani. Potevamo andare dall'altra parte. Bene. Adesso ci toccherà farci della strada in più. Gastly in sottofondo che ha approvato quello che ho detto io. È pieno di Gastly qui. Tre Gastly, un Haunter, un Misdreavus. Tanti Pokémon spettro. Misdreavus, eccomi! Dai che ce la faccio! Ok. Oh, sei andato da Spinarak a prendere il filo. Grazie, sei proprio bravo. Allora riparo subito il piano. Oh mamma mia, questo è davvero molto creepy. Ora il piano è a posto, Miss Magius se ne sarà felice. Oddio, il piano che si mette a suonare da solo mentre tipo oscilla, il piano stregato con quella musica strana di sottofondo è creepy! Ma tanto creepy! E le porte della gemma rossa si sono aperte, e anche Miss Magius adesso è accessibile, se possiamo dire così. Oddio, il suono di quel piano mi fa paura. Oddio, chi è che ha fatto quella risata? Chi è? Non, da qui non si vede. Oddio. Mentre camminavo siete. Ragazzi, la volete finire? Mi state facendo rimpiangere queste parti. Che poi mi cago addosso e non va bene perché già tipo non sto bene di mio. Oddio, il pianoforte. Ok, di qua no, ovviamente io non so camminare. Forza. Eccolo. Salve Duskull, qualcosa da dirmi? Il grande Rotom è sparito dopo essere entrato nello studio.
Perciò io... L'hai ucciso tu! Stavo cercando indizi nello studio e finalmente ne ho trovato uno. Nella libreria qui dietro di me c'è una fessura insolita. C'è lo spazio per inserire un libro. Sospetto che si trovasse il libro da infilare qua dentro. Questo ci porterebbe dal grande Rotom. Ti prego, onorevole Pikachu, sono certo che tu sarai in grado di trovare questo libro. Pensaci tu. Onorevole Pikachu. Wow, mi lusinghi così. Ma sarà mai questo il libro? Chi lo sa? Ciao, Sebly. Come? Una fessura nella libreria dello studio? Se so che il libro potrebbe starci dentro? Non proprio. Come? Vuoi provare con questo? Ma non l'ho ancora letto. Te lo presto quando l'ho finito. Oh, andiamo, non c'è bisogno che lo finisci. Alla fine Piton uccide Silente, ok? Sei un po' impaziente, tu. Facciamo così. Se mi batti in una gara, te lo do. Pronto? Vado con il quiz. Bene, pronto alla competizione. Prima domanda. Che cosa era rotto nella casa stregata? Il piano. Esatto. Sei in gamba, amico. Seconda domanda. Chi tra i seguenti può partecipare al supergioco di Dusk Noir? Bo Hunchcrow? No, cavolo! Mi sa che ho vinto io. Voltorb. Dannazione. Beccati questo. E rifacciamo di nuovo il quiz. Ci tieni così tanto a questo libro? Ok, preparati alle mie domande per un quiz. Pronto? Vado con il quiz. Bene, pronto alla competizione. Prima domanda. Chi è amico dei Pokémon di tipo spettro alla tenuta? Pichu. Esatto. Sei in gamba, amico. Seconda domanda. Chi è il più bravo al supergioco di Dusk Noir? Krabby. Krabby sicuramente, cioè, dato che mi superava solo lui. Ma come? Mi sa che ho vinto io. Gengar. Ma che cavolo? Ma era Krabby quello che mi superava sempre. Ti odio, Sebly. Rifacciamo per la terza volta il quiz. Ci tieni così tanto a questo libro? Sì! Dammelo! Pronto? Vado con il quiz. Bene, pronto alla competizione. Prima domanda. Che cosa era rotto nella casa stregata? E il piano. Oddio! Il sorriso che ha fatto! Mi ha fatto prendere un mezzo infarto. Vabbè, intanto rispondiamo alle domande. Quali tra questi colori? Il nero. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. E va bene, eccoti il libro. Ma sei così felice? Di certo anche chi l'ha scritto ne sarebbe contento. E ora siamo amici di Sebly. E abbiamo il libro. E nella prossima parte lo porteremo nella fessura per scoprire dov'è Rotom. Alla prossima!